Satispay è l'app del Natale 2023. Ora mando la mia quota per la cena di Natale in un attimo. È comodissimo. Bizza, sì, però non è che mandi la quota e poi arrivi e mangi e bevi l'impossibile, perché l'anno scorso è andata così. Ecco fatto, mandata. Pancia mia, fatti capanna. Scarica Satispay e iscriviti con il codice Non hanno un amico, tutto attaccato, e ottieni 5 euro di bonus. Sono Luca Bizzarri e questo è Non hanno un amico, un podcast di Cora Media promosso da Satispay. In quel tempo lontano, in cui il calcio era un fenomeno più raccontato che visto, in cui i gol si vedevano alle 18:20 al 90° minuto. Ancora velo di Aguilera e Scurani. Piatto destro, mette il Genoa e manda il Genoa in orbita con il 3-2. In cui le facce dei calciatori le vedevi sulle figurine e non alla TV. Ecco, in quei tempi così lontani e remoti, in cui i dinosauri erano un fresco ricordo, negli ultimi giorni dell'anno c'erano delle trasmissioni che io non mi perdevo mai. Ed erano quelle che riassumevano un anno di sport, un profluvio di azioni, di gol, di colpi di testa, di corse sotto la curva, un'indigestione di emozioni che a Luca Bizzarri, detto Pidocchio, regalava momenti sereni. Ora, questa roba c'è ancora, ma quei gol li abbiamo visti 3.000 volte, li sappiamo a memoria, e l'emozione non può essere nemmeno paragonabile. Lo stesso non si può dire, invece, delle merde schiacciate dai nostri rappresentanti, dai nostri politici. E cosa c'è di meglio di passare questi ultimi giorni dell'anno a ricordarle insieme, così che non passino come lacrime nella pioggia, per rivivere insieme quei bei momenti di sano divertimento che abbiamo speso con la consapevolezza di essere nelle mani di totali inetti, di malconsigliati, di gente senza neppure un amico che gli stia vicino e lo conforti. Il tutto ispirato dalle parole di un militante leghista, un uomo senza nome, che all'inizio dell'anno scorso abbiamo imparato ad amare e dimenticato troppo presto. Un uomo che, ripeto, a una riunione della Lega, quindi un leghista in mezzo ai leghisti, chiese la cosa più semplice. Togliete il telefono a Salvini. Togliete TikTok a Salvini perché non si può. Non si può vedere un uomo di 45 anni che fa il coglione su TikTok. Ma Salvini non è l'unica a cui bisognerebbe togliere il telefono. Oddio, diciamo che toglierlo a lui ci risparmierebbe il 50% delle cazzate mondiali. Così, per fare un salto nella contemporaneità, pochi giorni prima di Natale il capitano ha postato un video in cui diceva testualmente che sì, Babbo Natale esiste per davvero. Calma, Natale unisce, Babbo Natale, Gesù Bambino esiste. Qui non si tratta più di sondarne la capacità politica. Qui sono altre le domande da farsi e riguardano la sua infanzia, la sua adolescenza e i traumi che ne sono stati protagonisti. Ma torniamo all'inizio dell'anno, l'anno scorso, e ormai ce lo siamo dimenticati, ma per tutto gennaio, per un mese intero, l'anno scorso abbiamo parlato di Zelensky a Sanremo. Oggi io non vorrei appunto ascoltare un presidente, tra l'altro rappresentante di un governo anche molto corrotto, perché non dimentichiamo gli scandali di corruzione in Ucraina, che l'unica cosa che chiede è più armi. A me non va di ascoltarlo. Così, giusto per capire con che spirito abbiamo cominciato l'anno. Un mese di va, non va, va ma non è in diretta, e no, bisogna proprio che vada, no, assolutamente non deve andare. Va ma porta la canzone dei Jalis, un mese a parlare di sta roba e si capiva che l'anno sarebbe stato pieno di soddisfazioni. Poi è arrivato febbraio e abbiamo fatto la conoscenza del nuovo duo comico, i nuovi Luca e Paolo, Ficarra e Picone, dei cabarettisti che ancora adesso ci tengono compagnia ogni sera in televisione, la coppia del Mastro Donzelli. Due quarantenni con famiglia che vivono insieme a Roma come due in Erasmus e a cena si raccontano, così, segreti di Stato che poi quello più intelligente va a sputtanare in Parlamento con il sorriso stampato e l'espressione «Ah, non potevo dirla sta roba?» «Come si può vedere dai documenti che sono presenti al Ministero della Giustizia?» E giù risate! E quei due ancora imperversano, tanto che Del Mastro, che vorrei ricordare è sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, quindi non concorrente di Masterchef, ecco, in questi giorni sta facendo una grande battaglia contro Fedez. E Fedez dice che io dovrei chiedere scusa
per il caso Cospito. Ma febbraio è stato anche il momento della scelta del segretario del PD, la lotta tra Schlein e Bonaccini, con Bonaccini sicuro di diventare segretario, fino a che non si decide che a scegliere il segretario saranno tutti, cioè anche quelli che col PD non c'entrano, e allora la sorpresa vince Schlein, le cui prime parole sono: non ci hanno visto arrivare. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Che oltretutto sono anche una dichiarazione di intenti, perché da lì in poi il PD non lo vedrà arrivare proprio nessuno, nel senso che proprio non arriva, o non ci arriva, o non c'è, non esiste, e se esiste è solo per parlare di sé, per citarsi addosso, per affrontare temi essenziali tipo chiamateci senatrici e quale colore sta meglio nelle giornate primaverili. Ecco, arriva la primavera e cominciamo a fare conoscenza dei fenomeni con i quali oggi dividiamo le nostre giornate. Per esempio, nella scorsa primavera si è affacciato sul palcoscenico quello che adesso è il cognato più famoso d'Italia, Lollobrigida. Ecco, ora pensate come quel cognome per tutti noi sia stato legato alla bellezza, alla sensualità, al carisma di Gina Lollobrigida. Come bastasse sentire quel cognome per immaginare il fascino fatta persona. E ora, appena lo sentiamo, ci si para davanti l'immagine di un palestrato con lo sguardo di un toro davanti a un libro di matematica, perso nel vuoto e ministro della sovranità alimentare, che non si sa cosa stracazzo vuol dire. Ecco, Lollo si presentò nella scorsa primavera dandoci la soluzione al problema dell'immigrazione. Vedi che ci aveva pensato lui. E la soluzione era far entrare in Italia dei migranti già formati e che capiscano la lingua grazie a dei corsi da realizzare nei loro paesi d'origine. Noi abbiamo lavorato per dei flussi ordinati, organizzati, basati sulla formazione anche linguistica. Così. Cioè, secondo Lollobrigida, noi che nelle scuole non abbiamo la carta igienica, nelle scuole italiane, avremmo dovuto mandare dei professori in Congo, in Namibia, in Somalia, in Kenya, in Pakistan, in Afghanistan, insomma in tutti quei paesi dai quali la gente se ne va per cercare un futuro migliore, e andargli a insegnare l'italiano lì, nel loro paese. Ecco, secondo voi, questa cosa, questa illuminante proposta, in cosa si è trasformata? Poi, ecco, avete indovinato, in un bellissimo, interessantissimo, fantasmagorico cazzo di niente. E questo è solo l'inizio dell'anno. A domani! Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a nonhanunamico@gmail.com o nonhanunamico@coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Satispay. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.